settimana di controlli e il questore sottolinea la collaborazione dei vicentini. Proseguono gli investimenti del comune di Arcugnano sulla videosorveglianza. Protocollo antifrodi di Guardia di Finanza e Provincia per controllare i fondi PNRR. Piscina comunale in difficoltà per il rincaro bollette, l'amministrazione interviene con un contributo. Per ricordare il crollo del ponte Morandi di Genova, gli alunni delle elementari piantano un albero per ogni vittima. Un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di TG Vicenza. Apriamo questa edizione parlando di sicurezza perché si conclude un'altra settimana di serrati controlli sul territorio. Il questore sottolinea la grande collaborazione di tutti i cittadini. Si conclude un'altra settimana, l'ennesima di blitz e controlli interforze per Vicenza. Il questore, che coordina le decisioni prese col prefetto durante i comitati per l'ordine e la sicurezza, non molla la presa e tiene altissima la pressione sui luoghi a rischio e su chi decide di delinquere, spacciare, creare situazioni di degrado. Si tratta di iniziative che noi sistematicamente, ormai a livello interforze, intraprendiamo in periodi diversi della giornata, non solo nel territorio del capoluogo vicentino ma anche in provincia, che sta portando ad ottimi risultati. E su questa linea di azione si è chiusa un'altra settimana con centinaia di persone identificate, di veicoli controllati, di locali pubblici ispezionati. L'importante per il questore è mantenere alta la presenza nelle zone calde e soprattutto poter contare sulla collaborazione dei vicentini. Abbiamo soprattutto notato, e questo ci fa molto piacere perché uno dei risultati, uno degli obiettivi che ci eravamo prefissi, abbiamo notato una grande partecipazione da parte della cittadinanza nella consapevolezza che questi servizi, se mantenuti sistematicamente, che è la cosa che stiamo facendo, portano a risultati che poi durano nel tempo. Tutti i provvedimenti, dai fogli di via agli avvisi orali, dalle revoche dei permessi di soggiorno alle espulsioni e ai rimpatri, fanno capire e percepire ai cittadini che la città è presidiata e non solo nel fine settimana. Perché per esempio ne abbiamo effettuati anche durante la settimana scorsa, li abbiamo effettuati anche nella serata di martedì, di mercoledì e di venerdì. Quindi stiamo cercando di mantenere un livello, anche dal punto di vista numerico, non solo qualitativo, un livello molto elevato con 4-5 servizi alla settimana. Proseguono gli investimenti del comune di Arcugnano sulla videosorveglianza, anche in questo caso parliamo di sicurezza. Ebbene, sono pronti ad accendersi altri 20 occhi elettronici. Sulle strade di Arcugnano c'erano già 45 telecamere di videosorveglianza, ma ora ce ne sono altre 20 già installate e pronte ad accendersi e a collegarsi con la centrale della polizia locale. In particolare parliamo delle frazioni di Torri e Sant'Agostino per tenere sempre sotto controllo la zona industriale e gli ecocentri, spesso presi di mira da chi abbandona irregolarmente i rifiuti o, come nel caso di Sant'Agostino, dai vandali che hanno danneggiato la struttura. Le nuove telecamere sono costate circa 20.000 euro. Per noi investire in videosorveglianza vuol dire fare prevenzione, rendere più sicuro il territorio. Sono anni che siamo già partiti con questo sistema di controllo e ogni anno aggiungiamo delle telecamere per rendere sempre più sicura la nostra popolazione. Vogliamo proseguire in questa direzione e stiamo estendendo ed espandendo sempre di più questo servizio. Inoltre anche le 5 strade di accesso al comune sono controllate da telecamere che possono rintracciare le auto entrate ad Arcugnano in base a colore e modello, ma anche identificare quelle non in regola con assicurazione e revisione o addirittura rubate grazie alla lettura automatica della targa. Ma non basta, il comune è pronto ad ampliare ancora la videosorveglianza grazie a fondi regionali che consentiranno di installare altre telecamere nei parchi giochi pubblici. E adesso vi segnaliamo un incidente, per fortuna senza conseguenze, oggi in via Quadri a Vicenza. Paura, un grande spavento, ma per fortuna nessun ferito. Il tutto è accaduto oggi in via Quadri, dove un'auto, con alla guida un cittadino americano, è finita contro il muretto di cinta di una palazzina. L'impatto, abbastanza violento, è avvenuto per giunta contromano. Sul posto i carabinieri e la polizia militare americana.
Guardia di Finanza e Provincia di Vicenza unite insieme per difendere, per tutelare la legalità. Sottoscritto un protocollo contro le frodi dei fondi del PNRR. Garantire trasparenza e correttezza nell'utilizzo dei fondi legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questo è l'obiettivo sottoscritto in uno specifico protocollo contro le truffe dalla provincia di Vicenza e dalla Guardia di Finanza. Questa nuova sinergia permetterà in particolare di prevenire l'individuazione e la rettifica di frodi, dei casi di corruzione, dei conflitti di interesse e della duplicazione dei finanziamenti. Noi stiamo da tempo monitorando tutte le gare per evitare di incappare in truffe o situazioni similari. Abbiamo visto anche in alcune situazioni, come col superbonus 110, come si siano verificate truffe per miliardi di euro, e quindi da questo punto di vista è importante evitarle grazie a un protocollo d'intesa che ci garantirà appunto una serenità da questo punto di vista. Nel Vicentino il PNRR porterà qualche centinaio di milioni di euro da investire nello sviluppo del territorio, in particolare nel settore delle infrastrutture urbanistiche e nell'edilizia scolastica. Imprescindibile sarà il controllo della legalità, che impone alle diverse istituzioni di fare squadra. Sicuramente un flusso informativo costante e uno scambio alla pari fra provincia, e quindi soggetto attuatore, e Guardia di Finanza, quindi soggetto che farà i controlli. Ove dovessimo intercettare fenomeni particolari di frodi o anomalia, fatto salvo naturalmente le esigenze di segreto, ma lo comunicheremo alla provincia per consentire un'immediata sospensione degli eventuali pagamenti. Ma soprattutto, e questo ci tengo a ribadirlo, è fondamentale che anche le aziende oneste, gli imprenditori onesti, che con grande sacrificio portano avanti insomma le loro aziende anche per migliorare il sistema paese, sappiano che da questa intesa il lavoro sarà fatto soprattutto a loro vantaggio. Ci spostiamo adesso a Creazzo, dove la piscina comunale è in difficoltà per colpa del rincaro dei costi, del caro bollette. Ebbene, l'amministrazione corre ai ripari con un contributo economico. L'ultima bolletta del gas è stata di 16.000 euro, la prossima sfiorerà i 20.000, il triplo rispetto al passato. Se si aggiunge un calo del 30% di chi frequenta i corsi, a causa di quarantene e paure, la situazione delle piscine di Creazzo è molto difficile e comune a molti impianti di questo tipo. Per questo l'amministrazione non è rimasta a guardare, stanziando un contributo economico per dare un po' di respiro alla gestione. La nostra disponibilità, la nostra collaborazione per la struttura che c'è nel nostro comune è fondamentale. Una posizione condivisa dalla Giunta, in particolare da chi si occupa di sport, anche perché le tariffe per chi si iscrive ai corsi sono rimaste le stesse di 2 anni fa. L'amministrazione comunale ha deciso di essere vicina all'ente gestore della piscina con un contributo di sostegno di 15.000 euro dal fondone Covid. Ma la piscina di Creazzo non è un impianto qualsiasi. Prima di tutto si allenano campioni di nuoto, l'attività agonistica è molto sviluppata e organizzata e le soddisfazioni non mancano, a partire dalle 2 medaglie olimpiche, argento e bronzo nelle staffette, di Thomas Ceccon a Tokyo. Noi sappiamo benissimo che in questi mesi le bollette sono lievitate, soprattutto per strutture così importanti. Però, come ho sempre dichiarato, la piscina di Creazzo ha un uso particolare. E poi c'è un uso, per così dire, sociale dell'impianto. Spesso il sindaco viene fermato per strada da genitori che d'estate rimangono a Creazzo e scelgono la piscina magari per risparmiare. D'altra parte, dicono, sembra di essere in vacanza. Noi non abbiamo la possibilità di andare in vacanza. Abbiamo i bambini piccoli e trascorrere una giornata durante la pausa estiva nella bellissima oasi di verde della piscina di Creazzo a noi fa molto piacere. Per ricordare il crollo del Ponte di Genova, Vicenza si affida ai bambini e così nasce una sorta di gemellaggio tra gli studenti vicentini e quelli genovesi. 43 alberi per 43 vittime. La tragedia è il crollo del Ponte Morandi di Genova.
il ricordo è quello voluto da Vicenza. Al Parco della Pace, dopo una messa a Monteberico, piantati un albero per ognuna delle vittime. E poi l'emozione dell'incontro dei bambini, delle scuole, dell'ottavo istituto comprensivo, che confinano con il parco, con i loro coetanei genovesi. Andranno ad incontrare i loro coetanei che vengono da Genova proprio perché non si vuole dimenticare e soprattutto dare a questi bambini la consapevolezza che se è successo qualcosa di tragico non può più succedere in futuro. Significativa anche la messa sul Monteberico, profondo momento di riflessione, e nei prossimi anni la piantumazione dei 43 alberi, uno per ogni persona scomparsa, sarà proposta in ciascuna delle città da cui provenivano le vittime del crollo. Dopo il momento di riflessione, durante la messa celebrata a Monteberico, c'è stata un'importante cerimonia dove i bambini sono stati protagonisti. Circa 43 bambini e le loro famiglie hanno accolto i bambini genovesi e soprattutto hanno piantumato questi simboli, simboli di vita per il futuro. Una sessantina gli ospiti genovesi, accolti dalla Proloco Postumia per una specie di gemellaggio tra le due comunità. Tra loro anche i familiari del vicentino Vincenzo Licata, una delle 43 vittime del crollo. Rimane la consapevolezza che non è mai troppo tardi per cominciare a sensibilizzare su certe tragedie. Pertanto si parte dai bambini, bambini che hanno sempre il senso di quello che non va e di quello che va. E soprattutto infondiamo loro una speranza per il futuro, seminando vita. E così da grandi questi bambini, vicentini e genovesi, potranno raccontare il significato simbolico di quelle piante e ricordare di essere stati in qualche modo protagonisti. Adesso parliamo della lotta alle discriminazioni di genere. La provincia di Vicenza promuove una campagna sui social con l'uso di immagini provocatorie. Sono delle provocazioni culturali, nel senso che sono delle immagini iconiche, quindi molto simboliche, che colpiscono l'immaginario, molto curate, che rappresentano tutti i settori. Quindi siamo partiti con l'arte e quindi c'è questa icona da lì che è riconoscibilissimo, quindi saranno icone riconoscibili, il grande sportivo, il grande politico, il grande economista finanziere e così via, proprio per sollecitare la riflessione sul fatto se al suo posto ci fosse stata una donna. Il mondo sarebbe a questo punto e in questi giorni, mi permetta la riflessione, è d'obbligo. Anche la provincia di Vicenza aderisce alla campagna contro le discriminazioni di genere, promossa in altri territori del nord-est d'Italia. 5 immagini iconografiche rivisitate al femminile in chiave provocatoria saranno pubblicate sui principali canali social ogni mese, una alla volta. Saranno corredate da slogan, cattureranno l'attenzione mediante il gioco del paradosso. Questo per sensibilizzare sul ruolo paritario della donna non ancora raggiunto in molti settori della società. Ecco, il discorso delle quote rosa, purtroppo quando i dati ci dicono che non arriviamo a una determinata soglia, è ovvio che ci vogliono anche delle regole che aiutino, perché tutto parte non tanto dalla sensibilità, che uno può averla più o meno, ma dai dati statistici che ci dicono che abbiamo bisogno di regole per aiutare le donne ad arrivare a certi livelli. La crisi pandemica, secondo le promotrici dell'iniziativa, avrebbe ampliato il divario delle disuguaglianze. Nella fase post-Covid la ripartenza deve iniziare su una vera e propria ricostruzione su basi nuove della vita sociale, artistica e culturale. È opportuno ricollocare i punti di vista a partire dalle nuove generazioni. Come viene vista proprio la donna all'interno della società? Stiamo vedendo anche in questa situazione di guerra in cui c'è un'instabilità generale, dove appunto prima veniva detto che la donna non è al centro dell'attenzione in termini proprio di tavolo di negoziati stessi, nel senso non viene presa in considerazione. Noi dobbiamo riportare la figura della donna ad essere rivalutata e ricondivisa, perché questo c'è veramente necessità. È davvero tutto per questa edizione di TG Vicenza. Scopriamo insieme la programmazione serale di Rete Veneta con il film della domenica sera alle 21:15, Gioco a due con Pierce Brosnan, René Russo e Ben Gazzara. Non mi resta che augurarvi una buona serata, lasciarvi al meteo e darvi appuntamento a domani.